Invece, avendo conosciuto il Teatro 2 l'anno prima, se non erro, durante un convegno under 33, per cui c'erano tutti artisti sotto i 33 anni, e vidi e conobbi questa realtà che mi sembrava meravigliosa. In quel momento la mia priorità era trovare un luogo dove potessi sentirmi libera anche di sperimentare. Cioè, a Genova dove ho avuto delle occasioni straordinarie, peraltro, quindi per carità, ma era tutto abbastanza chiaro quello che avrei potuto fare. Qui invece mi si metteva in mano una chance, quella di sperimentare in un luogo che era aperto a questa possibilità. Quando Walter mi ha proposto di fare questo testo, sono rimasta di sasso, perché non sapevo neanche come iniziare ad affrontarlo, avendo io per tantissimi anni della mia carriera, avendo iniziato molto giovane, sempre fatto dei personaggi assolutamente inadeguati alla mia fisicità, no? Lì si trattava di spegnere, cancellare i connotati, ridisegnarli in una maniera completamente diversa da me. Ed è stato il lavoro in assoluto che più ha segnato la mia carriera, perché da quel momento mi si è aperto un mondo di possibilità. Allora il travestimento, che però non è maschera, diventa parte di te. Mesi in cui lui mi incitava ad andare a guardare in giro l'umanità degli anziani, non tanto per copiare quanto per intuire il mondo che passava, i pensieri che potevano passare. Io ero sui 30 anni, per cui insomma ero abbastanza giovane ancora, era un mondo che, a parte ovviamente il rapporto magnifico che avevo con mia nonna, che era l'anziana di casa, diciamo, ma era sempre lontano un discorso affettivo, ma diciamo il mondo che stava descrivendo il Max era un mondo di sacrificio, di dedizione, di cultura che io non avevo, no? Una cultura, quella di Max Gehry, che è immensa, sprofondato in una Germania da Weimar, le guerre, eccetera. Quando dico sono andata via da Genova, appena ho fatto il Max Gehry, che tutte le persone che si erano in qualche maniera manifestate contrarie a questa decisione hanno capito che avevo ragione. E poi l'evento che ha segnato, adesso è a parte all'inizio della mia carriera, che è stata benedetta dall'incontro con Bertazzi quando avevo 17 anni, ma poi l'evento subito dopo, invece assolutamente fondamentale, è stato l'incontro con Carmelo Bene. Quindi diciamo che proprio Max Gehry e l'incontro con la Delchi, quello anche per altri motivi, perché poi lì ho conosciuto Daniele, quindi anche la mia vita è cambiata. Siamo rimasti come... ci siamo conosciuti nel 97, sono 19 anni, non ci possiamo credere, è diventato un rapporto di complicità veramente bellissima. Siamo complementari, però non ci imprigioniamo nelle nostre... non ci intrappoliamo, diciamo, tra di noi. Lui è un musicista, quindi c'è tutto il mondo suo, bellissimo. Trovo che i musicisti siano veramente esseri speciali. Palco era, e c'era un buco che non era stato, di cui non eravamo stati avvisati. È stato decisivo rispetto al tempo, appunto, da perdere o meno, visto che me la sono vista bruttissima. Ho avuto una ripresa spettacolare, nessuno ci credeva, mi toccavano come fossi miracolata, ma è vero che il Max Gehry mi ha aiutato molto, no? Ritornare in scena. Abbiamo cancellato le date di Cassandra, che faccio ora, ed è stata molto sensibile Paola darmi questa occasione, perché il Max comunque faceva sì che io potessi ho avuto paura di non poter più fare certe cose, se mi fossi rotta la spina dorsale, cosa che era, ci sono andata tanto vicino così. Quando sono ripartita con maggior carica, perché capisci che ti può succedere qualcosa in qualche momento, che improvvisamente il tempo qual è, non si sa. Quindi ogni spettacolo deve essere quello necessario per te, che quindi speri lo sia anche per gli altri.
Perché non mi piace, non mi piace, cioè io non riesco a vedere, non riesco a... ho un pessimo rapporto con la mia immagine, ma da sempre, quindi non è che ce l'ho adesso, ce l'ho sempre avuto, perché ogni volta che mi vedo in qualche ripresa, ma può essere anche un'intervista, nel momento in cui mi rivedo, io trovo che sia atroce perché non posso più intervenire su quella cosa lì. Ed è terribile per me vedere un film in cui io non posso più far nulla, è finito, è morto. Tutto ciò che è registrato, ma anche le foto, mi danno un'idea di morte. È una roba terribile, è proprio mortale per me. Faccio proprio fatica. Voglio fare il teatro è vivo, mi vengono a vedere oggi e quello che vedono sarà irripetibile, non esisterà più se non dentro le persone che l'hanno visto.